Il magazzino del Sale, numero 3, appartiene a un complesso di 9 magazzini del Sale che sono stati edificati intorno al 400. E questo derivava dal fatto dell'esigenza di stoccare da parte della Repubblica Veneziana ingenti quantitativi di sale che era utilizzato come metodo di scambio e merce di scambio, e la ricchezza di Venezia era fondata proprio su questo materiale. Lo spazio espositivo è caratterizzato praticamente da una serie di moduli, in tutto sono 9 moduli espositivi, come 9 sono i magazzini del sale, caratterizzati da 9 aperture sul soffitto. Queste aperture sul soffitto mi consentono di vedere praticamente, di mantenere il dialogo anche all'interno dello spazio espositivo con la struttura esistente e poter vedere le capriate in legno che caratterizzano questa struttura. All'interno di questi moduli troviamo anche delle porte scorrevoli, alte 3,30 m per l'esattezza, in vetro, che mi permettono di avere un dialogo sempre con la struttura dell'edificio. Volutamente le murature sono state lasciate così come si trovavano quando siamo arrivati noi, ovvero con tutte le fluorescenze del sale presenti, proprio per mantenere l'identità di quello che era la storia di questo posto. L'Accademia deve sicuramente fare un progetto nuovo per quanto riguarda il proprio futuro. Il futuro non è altro che programmare una riorganizzazione complessiva. E credo che questo avverrà non a breve, non a brevissimo, ma dovrà avvenire, perché noi dobbiamo oggi misurarci non con l'Europa solo, ma col mondo. Io ritengo che un giovane artista che abbia frequentato questa accademia, o che sta frequentando l'accademia, quando ritiene di proporre se stesso, deve sempre conoscere che cosa vuol dire presentare un progetto per una mostra. Non tanto per questa mostra, ma in generale, fa parte di una cultura complessiva che deve avere, perché per essere presenti a mostre nazionali, internazionali, bisogna sapere chi, con chi avrà a che fare, cosa dovrà fare questo giovane artista. C'è sempre un'evoluzione di rapporti che cambiano continuamente, ma quello della produzione della cultura deve essere sempre messo al primo posto nel contesto generale di uno sviluppo economico di qualsiasi tipo e di qualsiasi prodotto. Pertanto io credo che la priorità ce l'avrà sempre la produzione della cultura e la formazione della cultura